Sensibilizzare i candidati al governo del paese ad adottare tutte le misure necessarie affinché la crisi che sta distruggendo le imprese e l'economia possa essere superata. E questo è l'obiettivo della giornata di mobilitazione nazionale indetta per lunedì 28 gennaio dalle associazioni che hanno costituito Rete Imprese Italia. E alla mobilitazione parteciperà anche la provincia di Agrigento con le sue aziende. E questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nella sede di Confcommercio per spiegare meglio le ragioni della manifestazione. Agrigento, noi stiamo cercando di organizzare una bella manifestazione perché stiamo toccando il fondo, abbiamo toccato il fondo. E speriamo di contribuire alla rinascita, quantomeno a poter risollevare un pochettino le sorti, non solo delle nostre imprese, che non è solo commercio ma anche artigianato, ma se si solleva le sorti delle piccole e medie imprese si solleva anche le sorti della provincia. Noi assistiamo tutti i giorni alla chiusura di negozi, attività commerciali, artigianali. C'è un saldo molto negativo tra le imprese che si iscrivono e quelle che si cancellano e questo sicuramente è un monito molto, molto brutto. Perché se un'impresa si cancella e spesso chiude un'attività creata con tanto sudore e tanti sacrifici, sicuramente non è perché ha risolto i problemi economici e se ne va in ferie a vita, no, è perché non riesce più a tirare avanti, per diversi motivi. Uno è diminuiscono i consumi. Perché le famiglie non sono più in condizione di poter spendere, come, anche se lavorano, anche se hanno uno stipendio, ma con l'aggravio di tasse che c'è in tutti i settori e le preoccupazioni che ci sono non si può più spendere. Ma dall'altro lato dobbiamo pure vedere che c'è molta disoccupazione e quindi chi è disoccupato sicuramente cerca nel diminuire i costi. E un'altra cosa molto significativa è la difficoltà di accesso al credito, perché spesso vediamo che le banche negano alle imprese sane, parliamo, perché se un'impresa è fallita va bene, ma negano alle imprese sane la possibilità di accesso al credito. Nella giornata di mobilitazione le nostre richieste sono di sgravio delle imposte prima di tutto e poi rilancio del lavoro. Noi come nazione, come Italia, abbiamo degli uomini e delle aziende eccellenti, di grande valore. Noi chiediamo alla politica che trovi il modo e il sistema perché queste aziende possano essere rilanciate. Rilanciate significa occupazione, significa lavoro e significa benessere. Il problema è uno, qui non è che stanno morendo le imprese, se noi non facciamo qualcosa muore l'Italia, muore il sistema paese, 100.000 imprese sono 100.000 aziende che creavano reddito, che avevano dipendenti, che pagavano le tasse e che oggi non ci sono più, se questo trend continua l'Italia muore e noi questo non ce lo possiamo permettere.